Miei carissimi milanesi, ben ritrovati. Nuova puntata, nuovo speciale, settimo appuntamento di Milano-Ucraina. Questo appuntamento settimanale che cerchiamo di portarvi tutte le settimane per raccontare un po' quello che succede qui a Milano verso l'Ucraina e quello che dall'Ucraina magari ritorna invece qui a Milano. Come sempre, qui in studio con me non sono solo, ma nella postazione delle news c'è Elena Inversetti, che saluto. Buonasera, Elena. Buonasera a te a tutti. Ci ritroveremo più tardi con Elena con gli aggiornamenti, con le notizie aggiornate appunto da Milano e dall'Ucraina. Prima di tutto però voglio collegarmi subito con Lviv, con Leopoli, proprio in Ucraina, perché là per noi c'è un umano, uno dei nostri umani, di una razza di umani. Sto parlando del clown Pimpa di Marco Rodari. Buonasera Marco! Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Ma grazie a te. Allora, tu sei tornato da poco a Elvive, c'eri stato già un mesetto fa, poi hai fatto una piccola pausa in quel di Gaza, che sappiamo che tu hai lasciato proprio il cuore in quella terra, quindi appena puoi torni a ritrovare i tuoi bimbi in quel di Gaza, e adesso sei ad Elvive, appunto, a Leopoli. Che cosa ci puoi raccontare di quello che stai facendo lì ormai da una decina di giorni, giusto? Sì, diciamo che qui io sono come sempre il pagliaccio a disposizione principalmente dei bambini, no? E qui i bambini sono tanti, sono i bambini che sono arrivati un po' da tutta l'Ucraina e che dall'Ucraina non sono usciti, ecco. Lviv è proprio un luogo, Lviv è la sua regione, è anche un luogo che ha accolto tantissimi bambini provenienti da moltissime parti, ecco. E diciamo che il mio impegno è verso i bambini e principalmente in questi giorni mi sto dedicando anche ai bambini più fragili, ecco, i bambini che hanno disabilità. Anche oggi sono stato sia in un centro grande per disabili qui a Lviv che in ospedale anche, no? Nell'ospedale pediatrico a Lviv, che è molto grande. Ecco, l'ospedale l'ho scoperto oggi, mentre il centro per disabili l'ho già frequentato. E questa cosa mi permette anche di ricordare davvero che le terribili conseguenze delle guerre sono ancora più terribili quando all'interno di una famiglia c'è un bambino che è fragile, no? E questo poi, se avremo tempo a guerra terminata, potrò raccontare qui come anche in altri luoghi quanto davvero, ecco, la disabilità metta in crisi le famiglie e anche il sistema Stato, ecco, il sistema nazione di un paese, perché davvero è molto spesso i bambini con disabilità. Adesso qui c'è da analizzare ancora la cosa, ma in altri luoghi vengono letteralmente abbandonati, ecco, perché a volte è capitato di vivere situazioni dove una madre doveva scegliere tra due bimbi sani e disabili, per scappare il disabile veniva abbandonato, ma è una tragedia, nella Eh sì, tragedia, eh sì. ecco. Qui c'è la speranza, dato che non sono solo, dato che non è il Medio Oriente dimenticato, ma è un luogo dove veramente la comunità internazionale si sta muovendo in modo totalmente diverso, ecco. E mi auguro che sia un esempio positivo anche poi da ripetere in altri luoghi e in altre guerre dimenticate. Qui si sta già pensando, ecco, a come poter accogliere al meglio la disabilità e la fragilità. Anche io spero io stesso di essere all'interno di un progetto pilota che poi possa portare qui tanti clown, ecco, Dai. Come per dedicarsi a questo. si vive il VIV in questi giorni? E la vita è un po' frammentata, no? Perché qui le bombe cadono raramente, però cadono e sono cadute una settimana fa, uccidendo delle persone, quindi c'è questa possibilità, ma è frammentata perché le sirene suonano 2 volte la notte, mediamente 3 volte al giorno. Questo cosa vuol dire? Che tu, come suonano, hai bene o male 5 minuti barra 10 per infilarti sottoterra e poi ci rimani finché non suonano un'altra volta, e quindi può essere un'ora, un'ora e mezza, 2 ore. Vi Tu faccio, vi dico. Marco sei un po' abituato in realtà, no? Alle sirene, ad andare a scappare sottoterra. Gaza ti è Guarda, le capitato? sirene, scusami se ti interrompo, non Vai. voglio. Le sirene per me è la prima volta, no? Ah, Perché ok. negli altri luoghi non esistono le Ah, sirene, no? Quindi ok. arriva la bomba e boh, no? Ecco, qui abbiamo
le sirene, c'è un'applicazione addirittura sul telefonino che ti avvisano di questo, no? Però per dirti la difficoltà, e torniamo al centro di disabili, VIP, è un centro di 4 piani e ogni volta che suona la sirena tutti vanno portati sottoterra, no? Cavolo. E poi tutti tornano su. Ecco, è una situazione che ovvio non è come stare sotto le bombe continue, che ho vissuto a Gaza e che immagino io, perché non vivo, che si vive nella parte più lontana noi, a est Orientale. dell'Ucraina, però comunque questa cosa quotidiana è chiaro che mette sotto stress tutti, ecco. Come, infatti, perché quello che volevo capire è come si fa a vivere giornalmente sapendo che la prima giornata verrà scandita dal suono delle sirene e dalla minaccia del bombardamento. C'è il rischio quasi che ci si abitui a vivere così anche? E sì, l'abitudine poi, soprattutto, beh, forse alle sirene sì, può essere l'abitudine, alle bombe non ci si abitua, ecco, mai. È chiaro, però la tua giornata veramente la spendi male, ecco. Poi è chiaro, parlare di spendere una giornata bene, ma io mi ricollego davvero a chi ha bisogno di spendere bene la propria giornata, no? E torniamo alla disabilità, ai bambini, no? Che hanno le loro attività completamente interrotte. Ecco. Poi ci sono mille problemi qui. Ecco. Io ti racconto quelli che ho vissuto oggi stesso, ecco, dove ero e ad un certo punto si è dovuti andare nuovamente tutti sotto. Questa è la quotidianità qui adesso. Ecco. E cara grazia che si può vivere così qui, in questa parte dell'Ucraina, rispetto ad altre situazioni, ovviamente. Chiarissimo, Marco, torno fra poco da te perché prima vado dalla mia collega Elena Inversetti, che è appunto qui in studio con me, per dare qualche aggiornamento su quello che appunto si sta facendo invece sul territorio milanese. Anche le fondazioni si sono mosse, anche le fondazioni di comunità, giusto? Certamente, infatti, se volete aiutare le iniziative che danno un aiuto, un sostegno concreto ai profughi ucraini sul territorio di Milano, sono diverse. Fra queste, c'è quella realizzata dal Fondo Emergenza Ucraina, che è stabilito dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Insieme a Fondazione Cariplo, infatti Fondazione Comunitaria Ticino Olona ha già stanziato 100.000 euro per progetti di accoglienza, come quello di sostegno psicologico alle donne ucraine di Filo Rosa Hauser o quello di facilitazione linguistica di Tribù Ad Abbiategrasso. Le informazioni per donare al Fondo Emergenza Ucraina le trovate sul nostro sito www.milanolnews.it. Grazie mille Elena, grazie mille, torneremo più tardi ancora da te con altri aggiornamenti. Adesso torniamo invece da Marco, perché Marco, volevo chiederti come invece possiamo fare noi qui dall'Italia, da Milano, ad aiutare l'operato che stai portando avanti lì, ma non solo lì, perché sappiamo appunto che sono tante le terre che fai sorridere con il clown Pimpa. Ma guarda, in questo momento come associazione nostra non abbiamo ancora un vero e proprio progetto, no? Perché io devo valutare bene, ecco, prima di far partire un progetto. Tu hai citato delle associazioni di Milano, ecco, io ti dico che Arche, che è un'associazione di Milano, sta aiutando, ecco, io ho viaggiato con loro e quindi loro ci si può riferire a loro. Io ho conosciuto tante realtà milanesi qui, no? Ecco, questa è una differenza grande rispetto ad altri luoghi del mondo, no? Da Arche te l'ho citata, poi Caritas Ambrosiana sta lavorando ai confini della Moldavia, però anche loro con un progetto, più progetti, ma uno molto interessante, ecco, che prevede il fatto di fare lavorare, ecco, questi ragazzi moldavi con bambini ucraini, no? E sia in Moldavia che poi comunque adesso è veramente alla periferia della guerra, anche loro sono molto vicini. E qui poi in particolare il mio riferimento, io in questo momento sono nel seminario di Leopoli del Lviv e loro stanno facendo un lavoro grande perché da un lato hanno conoscenza, hanno permesso anche a me di arrivare in tanti orfanotrofi in giro per questa regione, nell'ospedale, nei centri per disabili e poi accolgono anche tante e coordinano tante associazioni italiane che appunto danno una mano. Ecco, quindi questo è il mio riferimento ed è un buon riferimento, ecco, perché parliamo di una realtà che conosce molto bene questo territorio.
So che rimarrà ancora lì qualche giorno. L'obiettivo poi cos'è? Dove finirà il Clown Pimpa? Dove andrà? La prossima tappa qual è? Ma adesso la prossima tappa io sinceramente non la so, perché sono in attesa di vari permessi visti, quindi evito di esprimermi. Come sempre, però, la tua vita è così, Marco, giusto? Sì, però io una piccola certezza ce l'ho, ecco, io visto il lavoro di questi giorni e la numerosa presenza di orfanotrofi e la possibilità o la speranza di portare qui altri clown, ecco, io spero a breve di poter tornare e magari non da solo, ecco qui. Perché è importante che i clown inondino, invadano, anzi, ecco, perché dovete invaderla voi l'Ucraina e non i russi? Perché? E perché i clown e non solo vivono dalla parte dei bambini e se si mettono i bambini al primo posto, come ripeto, molto spesso e ripeto ancora volentieri, la guerra finisce, ecco, perché a volte si dice che si mettono i bambini al primo posto. E quindi i clown e non solo, tante realtà che hanno al primo posto i bambini e i bambini più fragili, ecco, è importante che ci siano i clown perché chiaramente loro mettono i bambini al primo posto. Marco, grazie mille davvero per quello che stai facendo, porto un abbraccio, un saluto a tutti lì a Del Viv, che so che stanno facendo un gran lavoro, anche il centro disabili di cui stavi parlando, grazie mille davvero per la tua testimonianza e mi raccomando, stai attento e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie mille a Marco Rodari, lo sentiremo poi appunto anche più avanti, cercheremo di ricollegarci con lui nelle prossime sue missioni, prima di continuare con il nostro prossimo ospite, ancora invece Elena Inversetti con notizie dal territorio, giusto? Giustissimo, perché anche il mondo dell'arte si mobilita per l'Ucraina, con iniziative di solidarietà come quella della Maison Cambi Casa d'Asse. Questo punto di riferimento storico del collezionismo d'arte ha infatti organizzato un'asta benefica che si terrà lunedì 9 maggio alle 19:30 presso la sede milanese in via San Marco 22. Oltre a opere di grandi artisti e importanti pezzi di design, saranno in palio soggiorni esclusivi in prestigiosi hotel italiani e internazionali. Il ricavato sosterrà il progetto Arca per l'emergenza ucraina. E allora ve l'ho detto, notizie dal locale con Elena, ma anche collegamenti proprio con Milano. Sto parlando nella fattispecie con i nostri amici di iUtility e possiamo collegarci con, la vedo già collegata e sorridente, Maria Cristina Campanini. Buonasera Maria Cristina. Tristi dopo Clown Pimpa, perché non ci si potrà neanche mai più lamentare. Io penso che il primo lamento dovrà essere per una cosa gigantesca, perché dopo le sue parole veramente la commozione è pazzesca. Insomma, sono sempre molto toccanti e interessanti le storie che ci porta Marco e dalle terre in cui lui appunto porta questi sorrisi a tanti, tanti bambini che di sorrisi ne vedono veramente, veramente pochi. Tanti sorrisi però li portate anche voi, bella gente di iUtility, giusto? La bella gente di iUtility non si è fermata, siamo arrivati, ogni volta che ci sentiamo aumentano dei generatori che spediamo. Arriveranno. Ormai siete una centrale di lettere che avete costruito. Sì, sì, ma guarda, non ne avevo mai visti prima d'ora, adesso alla mia età sono arrivata a conoscere gente. Ormai disquisisco sulla qualità del generatore, sì, ma quanto esce, quanto entra, neanche fossi dalla, cioè, veramente una cosa brutta, perché poi non capisco assolutamente niente. Però l'idea di poter mandare dell'energia già mi piace. Già mi piace, di per sé, a prescindere. Allora ricordaci un po', Maria Cristina, quello che state facendo, appunto, voi state raccogliendo, state scatolando, state mettendo su container, su camion, su furgoni, macchine e si porta là, giusto? Sì, e si porta là. Allora, intanto la cosa più bella è che le realtà che stanno aiutando poi alla fine si conoscono tutte, perché siamo anche noi nel progetto Arche, abbiamo consegnato il generatore ai Tesla Owners che partono domani e quindi arriveranno nei prossimi giorni, con altri giochi per il Luca Park, altri pieni di pile, di
giochi elettrici, pianole. Sarebbe bellissimo poter fare una piccola orchestrina stonatissima, rigorosamente stonatissima, di bambini che hanno a disposizione le pianole, le chitarre che abbiamo portato, insieme poi a tutte le altre cose che arriveranno in questo Luca Park, che sarà bellissimo. E quindi alla fine è come se questo cerchio di persone che cercano il bene e che in questa guerra lo cercano perché la sentono un po' propria, perché in tutto questo periodo ognuno di noi ha detto, e potrebbe capitare anche a noi, non è così lontano, è uguale alle altre guerre, fa orrore come le altre guerre, ma questa la si sta sentendo di più. Infatti c'è qualcosa di diverso, no, Cristina? C'è qualcosa che ha mosso qualcosa. Sì. Ha mosso qualche cosa perché sono vicini, ha mosso qualche cosa perché sono tutte persone che in qualche modo sono simili a noi, fanno parte del nostro tessuto, e che vogliono, appena arrivano, chiedono come aiutare, cosa possono fare. Ma io, in attesa di tornare a casa, cosa posso fare per voi? Questo è veramente incredibile, è la cosa che ogni volta mi sconvolge, insieme a questa ondata di supporti personali, anche delle strutture del governo, dei comuni. C'è veramente un movimento che è un'onda che non deve finire. Speriamo finiscano le guerre, ma l'onda no. Perché appunto voi negli aiutiti comunque state facendo una grande opera, e come possiamo fare per aiutarvi e cosa c'è bisogno in questo momento? Non, generatori non ne abbiamo, ma cosa possiamo darvi? Cosa possiamo, in che maniera possiamo aiutarvi? Allora, noi, vabbè, a parte le donazioni in denaro, che sono secondo me secondarie, per carità, servono per comprare i generatori, perché non ci fermeremo, vogliamo arrivare a 10. Ai 10 si fa un brindisi, con voi di All News, come prima, e col clown Pimpa vestito da clown Pimpa, però. Perfetto. Non si può, non si può. Cibo a lunga conservazione, cibo per bambini, pannolini, assorbenti, latte in polvere omogeneizzati, qualsiasi cosa possa essere trasportabile, prodotti per l'igiene personale, qualsiasi cosa venga in mente che serve. La cosa più bella che noi notiamo sempre è che in tutti questi pacchi ci sono cose scelte col cuore, profumi, qualcuno mette il deodorante, ci sono persone che hanno portato anche delle bottigliette, delle piccole bottigliette di champagne. Ecco, io capisco che noi non le possiamo spedire, però il pensiero che ci sia una cosa da festeggiare, magari c'è un compleanno e lo possono festeggiare, questa è una cosa di una tenerezza, al di là del fatto che è ovvio, non si può spedire una bottiglia, tantomeno di prosecco o di champagne, però c'è questa cura, questa attenzione che non deve essere persa, perché è un patrimonio di tutti, anche nostro, perché ci stiamo salvando noi, oltre a salvare E loro. allora, Cristina, ricordaci come possiamo fare, dove possiamo portare questo materiale, dove possiamo trovare le indicazioni per capire come muoverci. Dunque, intanto su Facebook e Instagram, Aiutility, pubblichiamo quello che serve e le consegne, perché la cosa più bella è anche vedere gli scatoloni. Ormai non ne abbiamo più, ne abbiamo comperati, ci sono quelli di risulta, di ricerca, li prendiamo per strada, stiamo ora in un livello ormai bassissimo, ma pur di spedire scatoliamo qualsiasi cosa, per cui ormai li riconosciamo, e quindi quando vengono consegnati e li rivediamo lì, il giorno prima, 2 giorni prima erano nel box e adesso sono in un'altra terra, stanno facendo felici, insomma, meno tristi, e altre persone, è una gioia immensa. L'altra cosa che si può fare è portare nel mio studio, che era uno studio, adesso è un mini market, come già detto più volte, ma sono contenta, ormai i pazienti lo sanno, quindi arrivano. Ucraina? Sì, ecco, allora avrei portato anch'io degli omogeneizzati, perfetto. Ottimo. Arrivano con l'obolo. Nel mio studio si può inviare, poi noi abbiamo un magazzino e facciamo le spedizioni. Ormai siamo a 2-3 per settimana, che Wow. considerando, ecco, considerando la nostra associazione, che è veramente piccola, è tanto perché spediamo tanto. Ormai spediamo qualsiasi cosa, vestiti no, però per esempio anche sedie a rotelle, materiale sanitario, bende, garze. Ovviamente i farmaci che possono essere acquistati, i farmaci da banco, perché il materiale ospedaliero è difficile recuperarlo.
Però qualsiasi cosa e soprattutto cibo, cibo, tantissimo cibo. Quindi Da quanto ho capito, intorno. perché sì, da quanto ho capito, la città ha risposto veramente oltre ogni aspettativa. Perché Milano questa volta si è sentita così coinvolta? Beh, perché Milan ha il cuore in mano, questo non ci possiamo fare tradire da questo detto meraviglioso. E poi perché secondo me questa è una guerra che noi abbiamo sentito come fosse un prosieguo di questo post-pandemia. Aspettavamo la rinascita, ecco, finalmente finito il Interessante. Covid, adesso tutti fuori, tutti in giro, tutti a festeggiare, e invece no. Siamo rimasti a ascoltare questi telegiornali agghiaccianti, queste immagini terribili della guerra e l'abbiamo vissuta come, secondo me, una continuazione di questa grande pandemia, di questo grande flagello, perché di flagello si tratta e non si poteva non rispondere. Chiarissimo. Ma Cristina, allora io ti ringrazio tantissimo per averci raccontato anche quest'oggi, per averci raccontato della bella gente di Utility. Ricordaci la pagina Facebook e Instagram dove troviamo tutte le informazioni. Utility, voi cercate sotto Utility e siamo lì. Voi cercate, mandate nel mio studio medico, Viale Sabotino 13, e c'è sempre qualcuno che riceve, qualcuno che è in scatola, qualcuno che impacchetta, qualcuno che mette lo scotch. Insomma, È così fatto. come la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, insomma, c'è sempre qualcuno che lavora, perfetto. Bene, Cristina, grazie davvero, grazie mille per quello che stai facendo. Salutaci tutta la bella gente di Aiutiti, ringraziali perché davvero Milano col cuore in mano, come dicevi, ma insomma, fate vedere davvero a tutto il mondo quanto è bella questa città. Grazie. Grazie a voi e grazie al clown Pimpa, un mito, una Sì. leggenda. E poi con questo faccino così sereno, bello, sembra riposato. Beh, lui Bravo, si eh? è sempre molto rilassato, effettivamente. Bene. Gli chiederemo qual è il segreto. Essere un clown forse porta ad avere questa sicurezza e questa rilassatezza. Lo chiederemo nei prossimi collegamenti, allora. Grazie mille, Maria Cristina, buona serata. Noi Grazie a voi. siamo in chiusura. Prima di chiudere, ringrazio ancora Elena Versetti alla postazione delle news. Grazie Grazie a mille, te. Elena, grazie di averci portato appunto tutte queste informazioni dal territorio. Grazie Grazie. a te e alla prossima settimana. Grazie mille. Prima di chiudere, ricordiamo che anche MM fornisce un supporto agli ucraini che vivono negli alloggi popolari per facilitare i servizi di accoglienza. Questo è il numero 333-610355 per chi vive appunto nelle case MM, cioè le case di edilizia di ERP, edilizia residenziale pubblica del comune di Milano. Dovremmo avere anche infatti Medici in Famiglia invece, associazione del territorio del municipio 3, ha messo a disposizione questo numero di telefono 347 6536 137 negli orari che vedete in sovraimpressione. Per tutto quello che ha a che fare con richieste mediche per cittadini ucraini, appunto, che sono arrivati qua in città. Sono le 19:55, possiamo tranquillamente ringraziare tutti quanti e salutarvi. Finisce un'altra settimana in vostra compagnia. Noi ci rivediamo come sempre lunedì, sempre qui in diretta alle ore 18 per raccontarvi Milano, la città metropolitana e tutto quello che fa grande la nostra città. Grazie mille, arrivederci, a presto.